Ma che ne sai che non è rotto? Professore, un po' di esperienza in più ce l'ho, no? Riesco a vedere se un naso è rotto o meno. Ah, vai piano, vai piano. Professore, piano, dovete andare così, tenetelo là, fidatevi di me. Fidati, fidati. Ma ti rendi conto? Tu non puoi avere queste botte di matto. Professore, hanno insultato a mia mamma. Ma ha insultato cosa? Figlio di una mignotta. Ma oggi praticamente è un intercalare. E poi non puoi fare così. Questa tua rabbia la devi imbrigliare. Io non dico di non sentirla, ma la devi gestire, incanalarla in qualcosa, che ne so, di più alto. Professore, va meglio così. Qua. Quando sei arrabbiato, fermati. Conta, respira e pensa. Pensa, professore, pensa. Professore, voi secondo me vi siete incastrati a furia di pensare. Miseria. No, professore, dovreste fare, se vi muovete, fermo qua. Sapete che pure mia mamma si chiamava Cecilia? È morta di tumore 6 anni fa. Ecco, il tumore era merda, professore. Una merda proprio. Però lei era forte, eh? Era forte proprio. Mi ha cresciuto da sola. Mi diceva sempre che non dovevo farmi chiamare scemo da nessuno. Un po' come fai te. Mo' sulla maglietta della Roma, sul numero 7 c'è scritto Ferro, il nome suo. Ecco, la fondazione è per lei. Sì, vabbè, facciamo un'asta di magliette. Poi il ricavato lo diamo a un'associazione che cura i tumori al seno. Col nome suo, Ferro. Sapete che mi manca? Mi manca proprio assai, professore. Sotterrete più sopra. State fermo, alzate la testa. Voi non mi manca. Brutto assai soli, professore. Brutto. Io non voglio assai solo, professore. E che? Mi sono solo altro professore, posso dire una cosa? Fate robe schifo. Bravo, bravo. Rido, tu rido. Rido, rido. E che è là?